un'operazione portata avanti in corso di questi anni. Dal mio insediamento abbiamo in qualche modo individuato alcune cose da fare e ovviamente tra queste vi erano sicuramente il controllo dei corsi d'acqua interni, controllo che come sapete spetta in qualche modo alla Capitaneria di Porto e devo dire grazie al contributo importantissimo, fondamentale della Capitaneria di Porto e poi dei ragazzi che lavorano con me al quel nucleo di polizia ambientale che in qualche modo abbiamo ritenuto di dover creare in una procura come la nostra che diciamo sul fronte ambientale è esposta diciamo, ed è piuttosto concentrata. Dopo il controllo del Solofrone abbiamo ultimato quello sull'Alento, il controllo è un controllo come dire ordinario secondo quelle che sono le regole e le norme del testo unico ambientale, con la collaborazione dell'ARPAC ovviamente che ci ha collaborato per fare le analisi che sono ovviamente necessarie in questo campo. I risultati li avete appresi, sono state riscontrate violazioni in 10, per 10 opifici su 11, insomma, il che la dice lunga sul tipo di io dico sul tipo di necessità del controllo, perché poi è evidente che insomma, bisogna pure rimettere in riga, diciamo, secondo quelle che sono le norme vigenti, tutti coloro che in qualche modo poi utilizzano il territorio, perché questa è un'utilizzazione del territorio, quella di versare ovviamente. Sversare come dire, i liquami e comunque le polveri nel territorio circostante. Quindi insomma tutto questo va fatto, ma va fatto secondo quelle che sono le normative vigenti e quindi secondo quei parametri che sono previsti. Ecco, questo, andare al di là significa violare la legge, abbiamo cercato, cerchiamo di farlo capire, penso che, come dire, che questo lavoro abbia sortito effetti anche da quest'altro punto di vista, cioè quello che poi a me preme realmente, quello di far capire che si può, certamente si può stare sul territorio, produrre anche come dire, in settori che sono ovviamente inevitabilmente incentrati sullo sfruttamento del territorio, ma si deve fare ovviamente nell'ambito dei limiti di legge.